Allora, ecco qua i due steli regolati per una persona di 85 kg. Finiamo di montare la nostra forcella e controlliamo cosa abbiamo fatto. Ecco qui, notate la morbidezza degli steli, come funzionano. Vedete? Molto morbidi e progressivi. Mettiamoli un OR per vedere la regolazione del sag. Allora. Prendiamo un OR abbastanza adatto. Eccolo qua. Tanto per farvi vedere com'è la compressione. Vedete? Procediamo col montaggio. Allora, prima cosa, montiamo i nostri nuovi perni in titanio per il montaggio dei V-brake. Poca lotite azzurra. Filetti ben puliti e, come vedete, si avvita da solo. Non è il caso di stringerlo troppo, è abbastanza un pochettino, nessuno più lo tirerà via. Poi sul secondo perno. Qui c'è un po' di lotite vecchia. Ok, eccoci qua. Allora, proseguiamo col montaggio dell'archetto. Queste viti devono essere lunghe 16. Conviene montarle prima solo da una parte. Eccoci qua. Si monta la staffa. Si monta il secondo pistone. Ora montiamo le altre due viti. Meglio prima montare l'archetto,
Una volta montato l'archetto, procederemo con la chiusura delle viti sopra. Allora, mettiamo a filo i due perni. Ecco qui. E serriamo le viti. Dopodiché cambieremo anche queste e le metteremo in titanio. Ora è solo per farvi vedere. Queste andranno chiuse quando si ha la regolazione della ruota sulla bicicletta per un ottimo serraggio, controllando i V-brake o i cantilever che lavorino centralmente sul cerchio. Ok, a questo punto rismogliamo un pochino, appena appena. Settiamo con il nostro attrezzo, il foro per il ritorno. Eccolo lì. Lasciandolo inserito, muovendolo però, blocchiamo leggermente le viti. Voilà. Vedete? Il foro è libero. Stesso lavoro dall'altra parte. Centriamo. Molto importante, perché sennò non funzionerà il ritorno d'aria. Serriamo. E serriamo la seconda vite. Eccoci qua. A questo punto possiamo mettere il nostro tappo. Un pochettino di grasso sui due OR, che in questo caso sono buoni, non vanno sostituiti, e rimontiamo in sede. Perfetto. La nostra forcella
A questo punto può essere provata e montata. Allora, guardate il sag. Ora ci appoggiamo con molta forza sul canotto e vi faccio vedere come funziona la forcella. Dopodiché, per le ultime regolazioni andranno fatte sulla bici. Mettiamoci in un altro posto. Eccoci qua. Allora, guardate come ammortizza la nostra forcella. Come potete notare, il ritorno è frenato. Se è troppo forte, basta chiudere un po' il foro del passaggio dell'aria. Guardate ora come lavora. E così solo appoggiandosi col peso. Se è troppo morbida, non si fa altro che indurirla un po' con le sue regolazioni, se piace un po' più dura. Le regolazioni finali vanno fatte a montaggio effettuato. Per questo vi consiglio con un pennarello indelebile di segnare il punto di partenza. Potete segnarlo di sotto oppure, come vi consiglio io, lateralmente. In modo, guardate, vedete com'è morbida? Un giro ed un giro di qua, di avere la compressione esatta. Con più si indurisce, con più diventerà corto il nostro sag. Consiglio di metterlo attorno a un centimetro. 8 mm, un centimetro potrebbe essere l'ottimale. Ricordo che per questa misurazione bisogna a bici ferma sedersi in sella e alzare i piedi. La forcella deve abbassarsi di almeno 8 mm. La nostra forcella è aggiustata e regolata alla perfezione. Confermo che con questa modifica effettuata avremo completamente l'escursione della forcella, cioè 55 mm di escursione. Se avrete lavorato bene, come ho effettuato io ora, in battuta non si sentirà nessun rumore perché lavoreranno quei gommini, quei tubetti della benzina di cui vi parlavo. Quindi, buon divertimento. Ciao a tutti.